La mia storia sindacale però non può essere disgiunta anche da quello che è quello che penso io, insomma, rispetto al tema del lavoro e anche del come un sindacato dovrebbe organizzarsi. Io nella mia vita sindacale ho avuto parecchi scontri da questo punto di vista. La mia storia parte nel 73 all'Armis, un'azienda tessile, allora avevo 19 anni, e io facevo il tecnico di tempi e metodi. C'era un bastardo, quelli che lavoravano su una fabbrica di 600 dipendenti, tutte donne, ed io lo facevo senza aver ben chiaro che cosa volesse dire fare quella roba lì, però prendevo i tempi, ragionavamo sui metodi di lavoro migliori e per me è stata un'esperienza formativa notevole, anzi ha fatto crescere in me anche una sensibilità politica maggiore, diciamo, questa cosa qua. E io mi ricordo quando andavo a prendere i tempi alle operaie, mi mettevo lì, era una cosa abbastanza, cioè non era una cosa così semplice, poi bisognava fare le curve, insomma, comunque prendevo i tempi e il mio capo mi diceva: attenzione, tu non devi prendere i tempi dell'operaia che hai lì davanti, tu devi essere più furbo, tu devi prendere i tempi dell'operaia che non sa che tu stai prendendo i suoi tempi di lavoro. Questo perché? Perché l'operaia che mi vedeva prendere i tempi abbassava il suo ritmo, no? Così questo permetteva alla linea di avere un tempo minore, avere delle performance maggiori, prendere dei premi maggiori, cioè era furbe, mica stupide. Però il mio capo, poi gli ho spiegato: guarda che io sono più furbo di quello che tu pensi, perché sanno benissimo che io sto prendendo il tempo a un'altra, non è che non... Quindi si scontravano furbizie più diverse, no? Tutte tatticismi, insomma, è stata una cosa divertente, è durata solo un anno, però devo dire che mi ha formato, nel senso che io ho visto gente che faceva tutto il giorno lo stesso lavoro. Cioè la cosa che a me ha sconvolto di più in questa esperienza è che io vedevo persone che per 8 ore erano lì a cucire i porcini. Sempre la stessa cosa per 8 ore. O quando cambiavano facevano l'attaccatura del collo della camicia, però era sempre la stessa cosa. Era la catena praticamente. Poi sono entrato in banca nel 75, dal 77 all'87 ho fatto il delegato della CGIL, in un ambiente allora abbastanza difficile, insomma, dominato da un sindacato autonomo, cioè io mi ricordo che tra l'altro poi l'iscrizione alla CGIL non era un'iscrizione che... quando sono entrato ho conosciuto uno di lì, che quello che viene a camminare con me in Spagna e in giro per il mondo, che è Sandro, ma ha incontrato lui, no? Che era un delegato della CISL. Quindi io non facevo poi troppo tante differenze allora, non è che ero dentro i meccanismi strani della... Però ero iscritto al PC, e quindi ero iscritto al PC doveva iscriversi alla CGIL. Questa era la forma mentis che avevo io allora, insomma, perché poi alla fine io mi trovavo meglio con quelli della CISL, perché l'operatore sindacale che c'era lì nella CIS, che era Paolo Turazzi, era bravo, mentre quello della CGIL non mi piaceva molto. Però poi alla fine mi ha detto no, cioè è arrivato il segretario e dice: no, tu sei iscritto al PC, devi iscriverti alla CGIL, non esiste che tu faccia un'altra scelta. Fino all'87 ho fatto il delegato dentro l'azienda, poi ho smesso, ho fatto qualche carriera, insomma, in organizzazione, mi sono occupato più che altro di organizzazione e sistemi informatici, ero capo progetto, poi sono entrato in direzione commerciale UBI, mi sono laureato in filosofia intanto che lavoravo, perché è sempre stata l'amore della mia vita, insomma, perché nel 77 facevo scienze politiche, ero vicino alla tesi, poi ho piantato lì. Come abbiamo piantato lì sia io che mia moglie, che lei faceva architettura, aveva quasi finito anche lei, però abbiamo piantato di tutto. E poi invece ho ripreso dopo tanti anni questa cosa qui. E mi ricordo che quando ho dovuto scegliere la tesi, quello che mi seguiva diceva: ma tu fai fatto il sindacato, ti interessi di politica, ma fai un esame sulla filosofia politica, no? E invece io ho fatto un esame sulla storia della filosofia del Rinascimento. Diceva: beh, però mi piaceva di più, cioè, infatti la mia tesi
sulle forme dell'individualità nel XV secolo. Ed era specifico su un libretto di un filosofo minore che era Pier Candido Decembrio, sulla vita di Filippo Maria Visconti. Poi nel 2003 è successo un po' quello che mi ha fatto un po' cambiare l'ansia. Cioè nel 2003 il segretario della CGIL di Bergamo viene da me e mi dice: guarda che io ero iscritto alla FISAC, lavoravo in azienda, sono funzionario, con una buona prospettiva di carriera, e mi fai se bisogno di te alla segretaria bancaria, che sono divisi, mi hanno detto insieme, insomma loro riconoscono che tu sei uno che per la tua esperienza e così via. Vabbè, però io rimango al lavoro, insomma, non è che vado a fare il sindacalista a tempo pieno, perché fare il sindacalista a tempo pieno è una cosa che non rientrava nel mio orizzonte. E quindi sono stato lì per un anno a tenere in piedi un po' le due cose. Il che voleva dire che la sera dovevo uscire per andare al sindacato per dare una mano a questa cosa qua. E poi a un certo punto però si è reso necessario il passaggio a tempo pieno. Fu una richiesta specifica, lì presi una decisione, la presi non da solo, cioè coinvolsi mia moglie, perché era una cosa che cambiava un po' la vita, insomma, cambiava la mia anche dal punto di vista di prospettive economiche, insomma, non era proprio una cosa così tranquilla. Però la decisione fu presa perché a me mi spinse parecchio il fatto di cambiare completamente esperienza, perché poi lì significava avere un distacco a tempo pieno in CGL, però ottenevo la possibilità di rientrare al lavoro, non è che mi licenziavo alla banca per andare, quindi questo ha aiutato nella decisione. Nel 2006 entro nella segreteria provinciale della CGL, nel 2008 divento segretario generale della CGL, ecco qui Laini, che era il precedente segretario generale della CGL, che mi aveva voluto, poi mi confessò che io ti ho voluto, che ti conoscevo già da tempo, perché poi ci eravamo frequentati anche nel PC e così via, ma anche perché io pensavo che tu dovessi arrivare lì a fare il segretario generale della CGL. Questo vi dice molto però su quali sono i meccanismi attraverso i quali si fa carriera dentro il sindacato. Poi tornerò su questo argomento. Divento segretario generale della CGL nel 2008 e poi nel 2014 entro nel direttivo nazionale della CGL. Finirò a dicembre questa esperienza qui. Quindi ho fatto 30 anni in azienda e 13 anni invece in CGL. L'esperienza da segretario generale, ma